Ciao a tutti! Allora, oggi andremo a preparare insieme dei pancake salati di ceci. Saranno veramente buonissimi, l'ideale per chi magari la sera torna e non ha tempo o che non ha voglia troppo di cucinare, no? Con questo caldo, e saranno super facili da fare, quindi cominciamo. La ricetta è veramente semplicissima, vi occorrerà la farina di ceci, con più o meno 200 grammi di farina di ceci, poi avete l'acqua, tra i 260 e i 300 ml d'acqua, ok, poi un pizzico di sale, un po' di curcuma che andremo subito ad aggiungere, un pizzico di curcuma, un pochino di pepe, ma proprio poco, così, un pochino aggiungerò di sale rosa. Così. A questo punto, guardate, la miscelate, andate ad inserire l'acqua. Così. Mescolate per bene. Girate tutto. Eccolo qui. Allora, lo lasciate riposare leggermente. Ok, a questo punto andate a preparare i funghi. Lo lasciate giusto, ecco, una quindicina di minuti, fate conto. Prepariamo i funghi. Allora, io con i funghi faccio così: prima li lavo, ok, sotto l'acqua, e poi dopo li tampono un pochino così, ok, prima di tagliarli. Prendete un padellino e iniziate così. Li tagliate a pezzettini così, via, striscioline, come preferite voi, non è importante questo. Comunque li tagliate tutti quanti, li inserite così, non fate nessun soffritto prima che non vi serve in questo caso, ok? Inserite tutto insieme, quindi funghi, e poi metteteci uno spicchio d'aglio, sale, pepe e olio. Allora, fate cuocere così i funghi, nel frattempo vedete la pastella si è un pochino addensata rispetto a prima e sono passati solo una decina di minuti. Adesso vi portate avanti e qua. Prendete il mestolo. Non fate dei funghi scotti, cioè nel senso i funghi rilasciano molta acqua. Se mettete il coperchio tenderanno a diventare un po' mollicci, quindi non lo fate, questo è un consiglio, poi siete liberi. Ok. Nel frattempo mescolate qui i funghi, se volete potete aggiungere delle spezie, ok? Nel frattempo guardate un po'. Allora, la pastella di ceci qui si è addensata, vedete? Rispetto a prima, quindi ci vuole veramente pochissimo tempo, saranno circa 10 minuti, ma nemmeno. In 15 minuti la pastella, insomma, sarà pronta. Quindi aspettiamo la cottura dei funghi e poi facciamo i nostri pancake. Pronti? Guardate come facciamo, così. Quindi mettiamo funghi un attimo, li lasciamo da parte. Stesso pentolino, non dobbiamo fare niente di diverso. Questo si è addensato e voilà. Aspettate un momento, poi prendete la spatola e poi lo rigirate. Vedete le bollicine che iniziano a formarsi? Ecco, questo è il momento di girare il pancake. Aspettiamo un attimino ancora e poi lo giriamo, eh? Eccolo qui, vedete? Adesso facciamo spazio al primo pancake. Eccolo qua, vedete? E così continuiamo con gli altri, eh?
Allora, eccoli qua, guardate che spettacolo. Abbiamo fatto in 15 minuti pancake salati di ceci per stasera. Pronti? Facciamo questa cena, adesso ce li assaggiamo, eh? Ovviamente sopra potete mettere insomma quello che volete, però io li voglio andare ad assaggiare proprio così. Ci mettete magari un pochino di tahin sopra. Comunque, io normalmente utilizzo i pancake di ceci al posto del pane, mi piace moltissimo. Fatemi sapere, eh? Sono troppo buoni. Morbidissimi. Ma poi leggeri. Proteici, cioè sono perfetti per la cena. Perfetti. Metteteci vicino un'insalatina, state a posto stasera. Cioè, vedete, a volte no? No, a volte la semplicità ripaga sempre. Buonissimi. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Scrivetemelo qui sotto e fatemi vedere le vostre bellissime foto dei pancake di ceci. Ciao. Da me, dai pancake.